al Palermo Jazz Club parte la nuova rassegna sotto la direzione artistica di Giuseppe Milici. Saranno i venerdì, qui ci saranno artisti non conosciuti ma molto bravi, per cui anche se nomi non sono nomi che si sentono in genere in giro qui a Palermo, noi vi consigliamo di super giù di venire al Jazz Club Palermo. Mi raccomando, i venerdì. Sono contento innanzitutto perché io sono uno di quelli che si ostina a vivere a Palermo, cioè perché fondamentalmente amo la mia città e vorrei restarci finché vivo. Perciò tutte le volte che ho un'opportunità di fare qualcosa in questa città, per me è una cosa molto bella. In questo caso, in particolar modo, è bello per me ed è gratificante perché mi è stata data la possibilità di coinvolgere musicisti che io ho conosciuto in giro per il mondo quando sono andato a suonare, di coinvolgere quei musicisti che magari non sono molto famosi, non sono molto, molto conosciuti, ma che sono straordinariamente bravi. Infatti io quello che chiederò al pubblico che di solito segue i miei concerti, dico: se avete fiducia in me, venite ad ascoltare anche quei nomi che non sono dei nomi altisonanti, perché comunque sono dei musicisti altrettanto bravi. Chiaramente non chiameremo soltanto degli sconosciuti, ci sono anche dei nomi che per me sono molto importanti, perché diciamo che tutti i musicisti che ho coinvolto fino ad ora per i primi due mesi di programmazione sono musicisti con i quali ho condiviso qualcosa. Cioè, per esempio, ci sarà Lino Patruno, che sicuramente conoscete tutti quanti. Con Lino Patruno io ho fatto la mia prima tournée da professionista, perciò siccome questa per me è un'esperienza molto bella, ed ero contento anche che ci fosse un personaggio che per me ha rappresentato qualcosa di molto importante. Ma ci sarà anche un gruppo francese, Thomas Kretschmar. È un gruppo che fa la musica manouche, jazz manouche. Invito tutti gli appassionati della buona musica, ma soprattutto della musica che fa divertire anche, perché comunque secondo me il concetto di spettacolo è quello che il pubblico deve sempre ritornare a casa con un'emozione, ricordando un'emozione. Chiaramente non faremo soltanto jazz, perché se deve rispecchiare un po' quello che è il mio modo di essere come musicista, io amo il jazz ma amo anche tantissima altra musica, perciò non ci sono, per me dico, qualsiasi genere musicale va bene. Io ricordo quello che diceva Duke Ellington, che diceva: la musica si divide in due generi, quella buona e quella cattiva. Ora chiaramente non ho la pretesa di dire che quella che propongo io sia quella buona, ma sicuramente è quella che a me piace.